feste, le processioni, i concerti, c'è di tutto. Stasera ho detto a Giampaolo Simi, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, ho detto che abbiamo, è stata una fatica, una gran fatica organizzare tutta questa cosa. Aspettavo la banda. La banda. I presidi del libro sono anche questo. No, grazie mille per essere qui, io sono davvero felice, anche perché, come ho spiegato a Giampaolo, l'ho prenotato a marzo, quindi tutto questo non sapevo di tutti questi eventi, altrimenti chiaramente non mi sarei mai giocata un nome come Giampaolo in una situazione del genere, perché merita davvero di essere non solo letto, innanzitutto letto, ma poi anche essere ascoltato e avere l'opportunità, insomma, di anche per voi di porre qualche domanda ad un personaggio che francamente è uno dei massimi esponenti del genere noir in Italia. Scrive il libro che presentiamo questa sera, è Come una famiglia, è pubblicato da Sellerio, che quest'anno compie 50 anni, la direttrice, vedi anche le ambasce, che ti manca, che vuoi? Sono per Sellerio, i 50 anni di Sellerio, una casa editrice storica, e sapete che sono particolarmente affezionata alla Sellerio, questo è un Sellerio, però hai notato che anche lui è Giampaolo ha vinto per gli anni, io ho portato i miei libri soltanto per farmi rivedere da lontano, perché sono rigorosamente miei. Il microfono? Con le campane non si sente, così si sente troppo però. Sono rigorosamente miei, sono le ultime tre pubblicazioni con Sellerio, con i tipi di Sellerio, con le quali peraltro ha vinto già due premi, il premio Scerbanenko nel 2015 e il premio, aspetta che non me lo ricordo mai, altrimenti Chianti, nel 2018. In lizza per il premio, noi chiaramente facciamo un tipo di quelli sfegatati, per il premio Bancarella, ma lo scopriremo soltanto il prossimo 21 luglio. È inutile dirvi che ovviamente il vincitore del cuore per me è lui. Come dicevo, autore di noir che secondo Camilleri risulta essere il romanzo sociale per eccellenza oggi. Questa cosa è stata contestata da alcuni suoi colleghi, ovviamente, non colleghi di, sì, anche colleghi di Giampaolo, in particolare la Stancanelli, se non erro, che ha contestato questa concezione del romanzo sociale, del noir come romanzo sociale. Camilleri arriva addirittura a dire: se Vittor Hugo fosse vivo, oggi scriverebbe noir. Giampaolo Simi e i suoi libri sono tradotti anche in Francia, La Série Noire per Gallimard in Germania, ma non è soltanto questo, lui è anche sceneggiatore di, probabilmente avrete visto, Ris Roma, Crimini e così via, ed è anche, oltre questo, gioca anche a calcio nella nazionale italiana, scrittori, con il numero 6. Bene, io a questo punto passo la parola a Cinzia Cofano, che tutti voi conoscete, che ringrazio per essersi resa disponibile a dialogare con Giampaolo, e buon ascolto. Grazie a te. Stasera è bellissimo per me essere qui, perché questo libro l'ho letto davvero con un interesse che non mi aspettavo all'inizio, nel senso che l'ho iniziato, come inizio in genere i miei romanzi, ma già dalla prima pagina il tuo romanzo mi ha catturata completamente. E un po' mi ha fatto pensare, poi leggere questo, ossia quello che avevi scritto tu nel blog, no? Siccome mi piacciono le storie, voglio impegnarmi a realizzare delle storie in grado di catturare il lettore sin dalla prima pagina, no? E portarlo con l'attenzione alta fino alla fine. Ebbene, ci sei riuscito, Giampaolo, perché io davvero ho iniziato il romanzo e non l'ho potuto più lasciare, ho terminato di leggere alle 3 di notte e non lo lasciavo finché non arrivavo alla conclusione. Davvero interessante, perché hai uno stile di scrittura particolare, uno stile pulito, uno stile che riesce a portare il lettore proprio dentro la storia. Io nei giorni successivi alla lettura mi sono ritrovata a camminare per strada e cercare negli sguardi dei passanti i tuoi personaggi. Una cosa assurda, è la prima volta che mi capita. Sono entrata nella vicenda al punto che la storia di Luca, no? Questo ragazzo che è una stella, una promessa, una grande promessa del calcio,
mi ha davvero coinvolta anche emotivamente. È bello, no? Pensare che il titolo già è un indizio molto importante nel tuo romanzo, quindi come una famiglia. Un po' mi fa pensare, c'è questo eco di Bauman, c'è spesso nel tuo romanzo, quindi questa società liquida, no? Che ci fa pensare al grande problema di oggi, ossia quello che quando in genere le relazioni vanno a perdere valore, c'è sempre alla base un problema di comunicazione, ed è proprio la comunicazione che va a diventare il punto debole, no? Il punto debole della società. Tra Luca e i suoi genitori c'è sempre stato un dialogo, ma il dialogo più autentico col padre purtroppo non si è realizzato nella realtà, no? Perché alla fine poi il dialogo autentico lo realizza il padre nell'intera narrazione attraverso questa lettera, no? Come una lettera che io definirei a cuore aperto, una lettera che lui scrive a suo figlio, quindi suo figlio che nel pieno del successo si trova coinvolto in una vicenda molto grave che rischia di mandare all'aria tutti i suoi progetti, tutti i suoi sogni. Questo cosa comporta? Innanzitutto un avvicinamento anomalo, no? Di questo nucleo familiare di Dario, Luca e Giulia, i tre personaggi, quindi la mamma e il papà che si riuniscono per gioire del figlio che sta anche per compiere 18 anni, quindi un momento molto particolare. Però quando dici spesso, no, ho visto anche nelle tue interviste, no, nel noir generalmente si parla di un cinismo malinconico alla fine, no, è qualcosa che alla fine ti va a mettere in discussione tutto, cioè qualcosa che va a turbare la serenità, questa serenità dei rapporti. Io non voglio farvi entrare direttamente nella narrazione chiedendo a Mauro di leggere il primo brano che abbiamo scelto. Poi continueremo a commentare il romanzo che merita davvero di essere letto. Vi accorgerete, ripeto, e non voglio essere monotona, ma già dalla prima pagina si capisce la portata di questo romanzo. Allora, Mauro ci legge un brano. In questi giorni, la mia famiglia e io stiamo combattendo una guerra contro le ombre, una guerra invisibile che nessuno ha il coraggio di dichiararci, ma che sta minando nel profondo la nostra dignità, la nostra serenità, i nostri legami più intimi. Da una settimana mio figlio Luca Corbo tenta di fare la propria vita, la vita a cui ha diritto, studiare e allenarsi seriamente per costruirsi un futuro. E invece deve subire un continuo stilicidio di sospetti infamanti, accuse gravissime, senza alcun freno alla fantasia di titolisti, blogger, conduttori, commentatori anonimi. Un linciaggio continuo da cui non si può neppure difendere per il semplice fatto che nessuno lo nomina mai direttamente. Mio figlio, infatti, è ancora tutelato dalla giustizia minorile, ma il fatto di essere una speranza del calcio giovanile e di militare in una squadra di Lega Pro lo ha reso di fatto identificabile. In quanto padre, giornalista e persona di buonsenso, voglio mettere fine a questa situazione surreale. È vero, mio figlio Luca Corbo, giovane calciatore in forza alle giovanili del Rivadarno, è sottoposto a indagine. Non potrebbe essere diversamente. Nella notte fra il 6 e il 7 marzo, una ragazza è finita al pronto soccorso con segni di violenza sessuale e gravi lesioni da percosse. E quella ragazza, la ormai famosa A, ha fatto il nome di mio figlio. Luca ha già fornito al magistrato la sua versione dei fatti, totalmente diversa. Le indagini sono ancora in corso. Le notizie sono queste, ma Luca Corbo, ogni giorno, vengono pronunciate migliaia di sentenze istantanee sulla base di indiscrezioni o speculazioni isteriche. Luca è mio figlio, ma se scrivo queste righe non è solo per lui, per le persone che gli vogliono bene e gli sono accanto. Del resto sono altre le sedi in cui stiamo difendendo Luca da accuse infondate. Queste righe le sto scrivendo per chiunque. Chiunque può trovarsi un giorno nelle condizioni di mio figlio. Nessuno deve subire un linciaggio così subdolo e feroce in nome di qualcosa che rifiuto con tutto me stesso di chiamare informazione.
L'hai già spedita? L'hai già spedita? Che domanda fastidiosa. E poi non so la risposta. L'hai già spedita? Bravissimo Mauro, hai reso proprio quello che è il tono dominante del romanzo, no? Questa tensione interiore, questo conflitto, no? Questo conflitto che un padre si trova a vivere dinanzi a questo evento negativo, quindi questo voler a tutti i costi essere convinto dell'innocenza del proprio figlio, ma al tempo stesso quel dubbio, quel sospetto, no? E se davvero quello che dicono, perché comunque la sete di verità è ciò che caratterizza questo romanzo, cioè la verità viene cercata dalla prima all'ultima pagina, e quindi questa ricerca costante che ha dei compagni di viaggio con cui ci troviamo spesso a fare i conti, ossia i social, la stampa, quindi tutti i canali di comunicazione. Io ho voluto far leggere a Mauro Di Michele questo brano proprio per questo, perché ti volevo fare una domanda. L'informazione in una società come quella attuale, che ruolo ha e che responsabilità ha? Perché abbiamo parlato anche di guerra contro le ombre, abbiamo parlato di responsabilità che vengono addossate e vengono anche enfatizzate. Allora, a tuo parere, il ruolo dell'informazione oggi qual è? Abbiamo cominciato con una domanda su cui si potrebbero tenere una cinquantina di convegni e probabilmente non riuscire ad arrivare a un punto. La prima cosa che dobbiamo dirci è che oggi non esiste più l'informazione con la maiuscola, diciamo, che ha delle sedi, no? Riconosciute, dei loghi e dei luoghi anche riconosciuti. E adesso l'informazione, dico, nel bene e nel male, la facciamo tutti, ogni volta che decidiamo di rimbalzare una notizia, quello che pensiamo sia una notizia, ma che noi non abbiamo verificato in prima persona. E una cosa che noi una volta avremmo letto e condiviso mentalmente, no? Ognuno di noi aveva un giornale di riferimento, c'erano grandissimi firme che andavano dalla destra alla sinistra, che erano dei riferimenti per l'opinione pubblica, appunto, che fossero Montanelli o Scalfari. Noi leggevamo qualcosa, quindi ci fidavamo di alcune di una testata piuttosto che un'altra. Detto questo, poi difendevamo le nostre opinioni, appunto, oppure il fondo di Montanelli o quello di Scalfari, in una discussione in famiglia con 4-5 persone. Adesso quella cosa, se ci convince, la rimbalziamo la mandiamo appunto in circolo come un virus. E molte volte senza poter capire se in effetti quella notizia o quel commento è su una notizia effettivamente accaduta, su qualcosa di e guardate che questo lo facciamo tutti. Sì, si può dire che a partire dall'alternative right di Trump in Stati Uniti è stata fatta una campagna sulle fake news, no? Sapendo che comunque anche sparando una balla su internet, e poi è chiaro che ci sarà qualcuno che la contesta, eccetera, eccetera, però comunque l'hai fatto, comunque un risultato l'avrai, alcune persone le avrai convinte, e quindi ne valeva la pena. Questa è una cosa a cui stiamo assistendo anche in Italia adesso, però bisogna stare attenti che questo tipo di informazione, cioè sarebbe stupido, sarebbe limitato dire che ha un connotato di destra o di sinistra, perché tutti noi, il problema è, ecco, e qui arrivo all'unica cosa che riesco a dire in tre minuti senza farla lunghissima, insomma, noi tutti dobbiamo stare attenti quando condividiamo qualcosa che ci piace. Ora, io posso condividere una canzone che mi piace e va benissimo, e poi ci saranno altre persone a cui piace e va bene, e abbiamo fatto una condivisione. Ma
le notizie non esistono per piacere a me, a te o a voi. Le notizie, se sono notizie, sono fatti che accadono e non sono fatti per piacere. Allora, sulla parola piacere, proprio sulla parola libido, secondo me, si gioca il grande disastro di questi anni. Noi abbiamo tutti, più o meno, anche io, voglio dire, faccio un piccolo esempio. Carola Rackete è stata, come dire, appoggiata da tutti dicendo lei è Antigone. Ah, che bello, no? Facciamo questa condivisione. Lei è la novella Antigone. Facciamo anche vedere che sappiamo chi è Antigone. Probabilmente il ministro dell'Interno può non saperlo. Anche quello è una dimostrazione di superiorità, no? Allora facciamo di lei Antigone. Ecco, io, diciamo, nei primi due minuti, di fronte a un articolo che a un commento che diceva questo, avrei detto sì, lo condivido, bello, poi insomma lei c'ha una bella faccia, mi piace. Invece avrei sbagliato, perché identificare Carola Rackete con Antigone vuol dire soddisfare un mio desiderio che ha a che fare col piacere, non tanto col piacere di aver ragione, ma di legare appunto un personaggio, un fatto a qualcosa che attiene alla mia formazione culturale, che mi identifica. In realtà non è vero, io non credo che sia vero. Come ci ha spiegato anche l'ordinanza di scarcerazione, cioè che ha annullato l'arresto, siamo di fronte a un conflitto fra leggi, non un conflitto fra una legge e qualcuno che la infrange perché è ingiusta, ma un conflitto fra leggi, che è proprio alla fine la radice, il punto importante di quello che chiamiamo sovranismo. I sovranisti non vogliono che esista un'altra legge sopra quella statale, mentre invece esistono queste leggi e la capitana, la comandante della Sea-Watch ha fatto esattamente questo, ha adottato la legge superiore, di quello dobbiamo discutere. Antigone non ci incastra niente, però era bello condividerla. No, Antigone l'eroina tragica. No, lei non è un'eroina tragica, è una persona che ha fatto una cosa molto bella, ma l'ha fatta anche con il cervello, tant'è vero che il PM gli ha dato, il GIP, scusate, gli ha dato ragione da questo punto di vista. Lei ha obbedito alla legge superiore. E parliamo di gerarchia di leggi, facciamo un ragionamento sul sovranismo. Benissimo, di questo parliamo, ma Antigone non c'entra niente. Ecco, questo per dire come la trappola è subdola, no? Come tutti, perché? Perché obbediamo al fatto che abbiamo scambiato l'informazione, cioè capire cosa sta succedendo intorno a noi, con il piacere. E allora ogni volta che c'è una notizia che ci conforta, la ripetiamo, la rimbalziamo, la diffondiamo. Quando c'è una notizia che non ci piace, che non ci può piacere, per esempio, che ne so, crolla il ponte Morandi, dice, ma come fai te? Dice, ma allora il principio del piacere come funziona? E no, c'è anche lì il principio del piacere, perché se dopo 15 minuti qualcuno ha già detto che sa di chi è la colpa, che è dei cattivoni, di Benetton, dopo 15 minuti, come si fa a dire una cosa del genere? Non si può dire, è un evento talmente catastrofico per cui prima di parlare, e invece c'era qualcuno che aveva già, ecco, e lì scatta il piacere dell'indignazione. È chiaro, non è il piacere per quello che è successo, perché è una tragedia, però anche sulle tragedie c'è questo grande piacere dell'indignazione. Ecco, io credo che sia successo questo, quindi parlare oggi di informazione è difficile, è una cosa che non riesce più, nessuno riesce più veramente a governare, perché, chiudendo diciamo il ragionamento, perché noi, molte persone, la maggioranza delle persone ha revocato quella delega di fiducia che aveva dato ai giornalisti, che si chiamassero appunto Montanelli, Scalfari o Pierottone o il Corriere o Repubblica, c'era una delega di fiducia. Cioè io, una delega basata sul fatto che io mi fido di te e penso che tu giornalista non venga a raccontarmi delle cose, o almeno che tu mi dia un'interpretazione fondata su dei fatti. Ecco, a un certo punto abbiamo revocato questa delega, e questa delega però in questo momento come dire, l'abbiamo un po' stracciata e andiamo in giro un po' a fidarci delle prime cose che sentiamo, e questo è una situazione
come dire, secondo me, peggiore di quella che avevamo qualche anno fa, quando si poteva dire certo che i giornalisti erano una casta, che potevano essere corrotti, potevano essere servi del potere, quello che volete. Oggi secondo me siamo messi peggio, ecco, non abbiamo cambiato per migliorare. Grazie. E infatti anche in questo romanzo un ruolo fondamentale lo occupano le leggi, proprio quello di cui stiamo parlando, no? Ci sono le leggi, c'è l'informazione e c'è questa verità che viene celata. Anche qui gli avvocati hanno una componente fondamentale nel romanzo, perché sono coloro che devono riuscire a districare questi nodi che tu riesci sapientemente a creare. Infatti è molto particolare il tuo modo di depistare il lettore. L'ho apprezzato tantissimo, perché riesci a creare questi intrecci e poi anche con i ragionamenti o i dialoghi, no? Arrivi quasi a far scattare l'insight, no? Nel lettore, ho capito, allora è andata così. Invece no, invece è andata esattamente nel modo opposto, però è una tua abilità, una caratteristica che mi è piaciuta e mi ha catturata tantissimo. Infatti nel momento in cui vai a far conciliare, no, queste dinamiche, anche lo stesso Dario, no, che viene da una parte, essendo stato giornalista, ci tiene al fatto oggettivo, quindi all'assoluta verità, però ha un momento di debolezza in cui cerca di chiedere alla sua amica Lavinia, no, qualche suggerimento, qualche anticipazione, cosa che invece non trapela assolutamente. Quindi è importante anche quello che tu riesci a trasmettere, questa idea di giustizia e di verità che comunque fino alla fine resta integra, nonostante ci siano tentativi da parte dei vari personaggi, no, di andare a occultare o a dare la colpa ad altre persone, perché viene costruita proprio una pista di colpevolezza molto particolare. Però tutto va poi a ricondursi alla relazione, quella relazione di cui parlavo all'inizio, no? Quindi debolezza nei collegamenti familiari, nelle relazioni familiari, che comunque porta i giovani o comunque gli adulti, chiunque si sia trovato coinvolto in questa situazione di crisi, a cercare la famiglia altrove. Ecco che Luca, come tanti adolescenti, come abbiamo fatto anche noi, va a rifugiarsi nel gruppo dei pari. E lì si viene a creare una seconda famiglia. Allora, tutte queste famiglie, no, che vengono a crearsi portano purtroppo anche a dinamiche interne al gruppo molto spiacevoli. Tant'è vero che queste leggi implicite, no, che poi vanno a sorgere nei gruppi, nei gruppetti, vanno a disorientare anche gli adolescenti che si trovano combattuti tra la volontà di essere approvati, di sentirsi parte integrante del gruppo, e poi anche la propria moralità, i propri valori. Questo conflitto che va allargarsi va a coinvolgere non solamente in questo caso nel tuo romanzo Luca, ma va a coinvolgere i suoi amici, quindi i suoi amici di squadra, perché si parla di una squadra di calcio, quindi una squadra di calcio che si trova in una buona posizione, ma va a coinvolgere in maniera incisiva anche i suoi genitori, che vanno a interrogarsi, ma in modo molto profondo, sulla propria genitorialità. Quindi c'è questa riflessione, questa messa in discussione anche, no? Una messa in discussione del ruolo di genitore. In questo caso parla Dario, spesso parlando con Luca in questa lettera che abbiamo detto copre l'intera narrazione, va ad attaccare la sua ex moglie, l'attacca perché dice: vedi, lei ti ha sempre fatto quello che accade in tutte le coppie, no? Nel momento in cui c'è la crisi. Però anche lui stesso, ci sarà una parte, poi l'andrete a incontrare nella lettura, anche lui stesso va a riflettere su se stesso, dice: ma io che padre sono stato, no? Alla fine io sì, sto attaccando i tuoi amici, sto attaccando tua madre, ma alla fine io che padre sono stato?
Una riflessione profonda che mi ha colpito molto, ho anche postato su Facebook pochi giorni fa perché mi ha parlato, vorrei che Mauro ce la leggesse, che ha a che fare con il tempo. Il mio tempo non sarà mai abbastanza. Il mio tempo non l'ho bruciato dentro un carcere. Magari l'ho abbandonato negli aeroporti, l'ho guardato sgocciolare via dalle grondaie quando piove di domenica, l'ho prestato senza garanzie alla stupida noia dei 20 anni, stupidamente sicuro che un giorno mi sarebbe stato restituito. Comunque vada, il mio tempo non mi basterà, l'ho sempre saputo. Non avevo bisogno di quella telefonata 16 minuti dopo mezzanotte. Si fa presto a scoprire che è tardi, io però non ne avevo bisogno e non lo meritavo. Ero appena rientrato in casa, ero davanti al frigo a chiedermi se avevo fatto la cosa giusta. Sentivo fame, ma l'idea di mangiare mi dava il volto a stomaco. A 12:16, un numero non in agenda ha fatto vibrare il mio telefono e non ho risposto. 2 minuti dopo è apparso lo stesso numero e ho lasciato che entrasse in azione la segreteria. La segreteria ha registrato un messaggio vocale e io mi sono detto che l'avrei ascoltato con calma. Poi invece ho chiuso il frigo, ho adocchiato una bottiglia di rosso ancora a metà e l'ho ascoltato subito. Ero già pronto con il pollice a cancellarlo. «Sono il dottor Giannini, mi chiami appena può». Prima di dire queste parole, il vostro medico sociale aveva fatto un lungo sospiro. Il sottofondo sembrava quello di un posto animato. Ecco, qui ci siamo fermati poco prima di un colpo di scena che non vi anticiperò mai. E quindi è un momento particolare di Dario questo. Abbiamo detto questa telefonata al 16 minuti dopo mezzanotte che va a sconvolgere ulteriormente il già labile equilibrio, grazie, che aveva. E quindi questo tempo, allora io riflettevo, no? Quando noi ci troviamo a riflettere su noi stessi, a pensare sul nostro ruolo, sulla nostra vita, dobbiamo fare i conti col tempo, perché diamo sempre per scontato che avremo tutto il tempo a disposizione per fare tutto ciò che desideriamo, no? Rimandiamo, sì, vabbè, domani, si pensa domani. Però ci sono delle situazioni in cui ci troviamo davanti alla fine del tempo. È una caratteristica del tuo romanzo, non so se è una scelta stilistica, è quella di rallentare il tempo. Io ho visto che hai descritto minuziosamente, ad esempio, il momento del gol. Un gol all'inizio, no? Viene descritto minuziosamente, quindi si parte dalla sensazione del calciatore, il movimento della palla. Sembrava quasi di stare ad assistere, e parlo un po' con nostalgia, diciamo, ad assistere a quei cartoni animati, quando ero piccolina io, c'erano dei cartoni animati a sfondo calcistico che descrivevano, cioè il gol durava forse un'ora, no? Quindi c'era questo valore aggiunto dato a quel momento. Tu in questo libro fai questo, cioè riesci a dare valore estremo a un istante. Ecco perché questo brano del tempo mi è sembrato un brano chiave. Tu hai rallentato le azioni, hai fatto durare l'intera vicenda. A me è sembrata lunghissima, no? Proprio come vicenda. Invece, se poi vai a vedere il tempo in cui collochi proprio la storia e questo episodio, dici, ah, era passato solamente un giorno ed è successo tutto questo. Ecco, come quantificare il tempo? Hai un'abilità particolare nel portare il lettore dove vuoi tu. Cioè, il lettore si convince che questa azione, questo episodio, oppure questo dialogo sia durato un'eternità. Allora, ti volevo chiedere questo. Per te il tempo che valore ha? Che cos'è il tempo? Perché hai deciso di rallentarlo qui? Sempre domande.
Poi dopo ci sono anche quelle un po' alla Marzullo, però quelle un po' più in fondo abbiamo, siamo lasciati quelle un po' più semplici, sì, ora fatichiamo un po'. Okay. Io credo che il racconto abbia, cioè non si possa separare dal tempo, perché per un motivo molto semplice, perché probabilmente il racconto, il raccontarci delle storie è l'unico antidoto che abbiamo al passare del tempo. E questo non è che non arriva lo scrittore, non ci vuole uno scrittore per capirlo, per farlo. Tutti noi passiamo gran parte, se voi ci pensate, ognuno di noi passa gran parte del proprio tempo a cercare di sconfiggere il tempo tramite la narrazione. Perché noi ogni giorno raccontiamo, ascoltiamo storie, raccontiamo quello che abbiamo fatto ieri, raccontiamo quello che faremo domani, ascoltiamo cosa nostro zio, nostra figlia, nostra madre ha fatto ieri, ascoltiamo quello che farà domani, facciamo programmi e noi usiamo la parola e il racconto per uscire dal presente in cui siamo intrappolati e soprattutto per non perdere il passato, che invece è passato per sempre, è irrecuperabile. Quindi è ovvio che secondo me il racconto, la parola, e ripeto, non credo sia un'intuizione particolarmente profonda, ma è un'esperienza che facciamo quotidianamente, magari non ce ne accorgiamo, però noi cerchiamo di sconfiggere il tempo, di tenere quello che abbiamo perduto e di prefigurare quello che ci succederà, quindi di proiettarci fuori dal presente, che se vogliamo è un po' la caratteristica che ci differenzia da altre specie viventi, no? Perché tutto sommato sì, alcuni animali forse riescono a proiettarsi, ma in realtà non escono dall'istinto, da una forma molto, molto, molto primitiva di memoria o di riflesso. Ecco, parlare di memoria, gli scienziati stanno cercando di capire, ma forse è una parola grossa. Noi invece abbiamo questa cosa e abbiamo anche questa cosa, pensiamo di, che possa anche travalicare il tempo, no? Oggi noi leggiamo grandi romanzi che sono stati scritti secoli fa, addirittura leggiamo un testo come la Divina Commedia che è stato scritto secoli fa e riusciamo a capirlo. Vi sembra scontato, ma non lo è. Immaginate il salto, come questa narrazione ha ingannato il tempo, ha vinto il tempo. E quindi io credo che narrare poi, da questo ragionamento, poi si entra, secondo me, in quello che dicevi tu. Io da lettore ammiro molto gli scrittori che mi fanno sentire il passaggio del tempo, qualche volta rallentandolo, qualche volta facendo delle ellissi magari narrative violente, che però di colpo mi fanno capire che è passato del tempo, mi fanno intravedere la profondità del tempo che è passato. Può essere una settimana, può essere un anno, possono essere 10 anni, però ci sono degli scrittori che io ammiro che hanno questa grande capacità. E allora, di nuovo, siccome poi uno nasce come lettore e poi cerca di ridare quello che ti è stato dato come lettore, di ridarlo come scrittore, io inseguo probabilmente questi effetti sul tempo. La ragazza sbagliata era un romanzo sul tempo che però in realtà si svolgeva tutto in una settimana. Di nuovo qui è un romanzo che credo a un certo punto apra delle finestre temporali nel passato abbastanza significative, però in realtà l'azione si svolge tutta in 3 settimane. Io pensavo proprio adesso che parlavi, no? Uno scrittore, hai detto tu, non ce lo deve ricordare lui, no? Non deve essere, no, ho detto non ci vuole uno scrittore per capire, no, che il tempo, però secondo me uno scrittore ce lo può ricordare e ci fa anche presente questo. Mi è venuto in mente prima un libro che abbiamo presentato al professor Castellana, che è qui in fila, sui cuori pensanti in filosofia, in cui c'era proprio questa frase, ossia l'uomo vive nel tempo sapendolo, a differenza, no, di tutti gli altri. Ecco, noi lo sappiamo, sì, però tante volte non ci pensiamo, diamo per scontato tutto, ma tutto, dalle cose più banali fino ad aggiungere le cose più importanti. Invece una delle caratteristiche della scrittura fatta bene, della buona scrittura come la tua,
Vedi, proprio celebre. Una delle caratteristiche della buona scrittura è anche quella, cioè portare il lettore a riflettere su qualcosa che sembra scontato, ma non lo è. A tal proposito, un altro brano che chiedo a Mauro di leggere riguarda sempre questa capacità di riflettere e di andare a fondo. Tu nel tuo libro riesci ad andare a toccare delle profondità incredibili. Il brano che vi leggerà Mauro, se ci danno la possibilità... Adesso... Sì. Il brano che ci leggerà Mauro è proprio mette in evidenza e in risalto le profondità che sei in grado di toccare, delle profondità che mi hanno molto emozionata, sono sincera. Se la scrittura non emoziona vuol dire che non è arrivata dentro, invece in modo particolare questa pagina io penso che emozionerà più di qualcuno qui presente. Lei accende la fiammella dello zippo, il tempo necessario a farmi capire che mi sta guardando e si aspetta una mia reazione. E quando torniamo nel buio, mi dico che la voglio e basta, che invece no, non posso toccarla, che sarebbe comunque una violenza, che sarà una rivoluzione, ma nessuna rivoluzione è avvenuta perché hanno chiesto il permesso di farla, che non devo muovermi, che un giorno, forse domani, non ci sarà più tempo. Che voglio sentire il sapore del fango sulla sua pelle, che devo alzarmi e andarmene, che se me ne vado non dormirò più in vita mia, che siamo troppo vicini e se ci tocchiamo sarà un urto che ci allontanerà per sempre, che vorrei un segnale, un impulso elettrico, che la sto deludendo, che mi sto illudendo di essere diverso da tutti gli altri, che lei e io siamo even, sospesi su un asse in equilibrio. E che per non precipitare di sotto dovremmo spostarci un centimetro alla volta, in perfetta sincronia, ed è impossibile. Che Nora ha paura, che io ho paura, perché i nostri demoni ci inseguono, passano di padre in figlio per perseguitarci e ci aspettano la notte, quando abbiamo divorato anche l'ultimo brandello di vittoria, o quando guardiamo il soffitto e vediamo solo le macerie di una sconfitta. Mi dico tutte le cose che valgono la pena di essere pensate, prima di entrare nello spazio in cui posso sentire il vero odore della sua pelle e il minuscolo rumore di risacca che fa il suo respiro. Mentre penso tutte queste cose, il viso di Nora torna nella penombra. Puoi sempre prenderti un altro ufficio stampa, dico. No, non mi sembra neppure la sua voce. Nora è così vicina che questa sillaba me la consegna avvolta in un alone di calore che la protegge. È un no fragile, segreto come una promessa notturna. E ti giuro, Luca, è il no più bello che una donna mi abbia mai detto. Un applauso, un'interpretazione impeccabile di Mauro e una scrittura emozionante, semplicemente, quella di Giampaolo Simi. Questo no, no, alla fine il no di una donna, il no, un terreno molto minato, infatti sorvoliamo su questo terreno, però questo ti volevo chiedere, qui emerge un uomo, no? Un uomo, un padre che è fondamentalmente un uomo, che è capace di emozionarsi ancora, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, il dolore, la sofferenza. Questa domanda mi è sorta spontanea sin dal primo momento. Perché hai scelto di far narrare la storia a un padre? In una società come questa, in cui si parla spesso di assenza di padri, no? Assenza emotiva, fondamentalmente, di padri, proprio di questo ruolo paterno che è venuto un po' a inquinarsi o comunque a mancare di quella base solida che nel passato forse conferiva cioè l'essere autorevoli, ma non penso che sia solamente quello, è proprio una crisi
che è alla base delle famiglie, no? Questa sfiducia anche, no? Nel ruolo paterno. Tante volte si parla di istinto materno, ma l'istinto paterno viene spesso sottovalutato. Invece in questo tuo romanzo emerge questo istinto paterno che va ad allargarsi anche di fronte a una ragazzina che non conosce, no? Quindi Dario non conosce questa ragazzina, ma riesce ad avere un cuore, a dimostrare di avere un cuore. Quindi questa tua scelta di affidare a un padre, quindi di dare questa lente di ingrandimento sul mondo a un padre, quindi a un uomo, come mai questa scelta? È una scelta che sta alla base del romanzo, nel senso che come una famiglia è semplicemente riassumibile, è una lunga lettera di un padre a un figlio accusato di violenza sessuale. Questa frase racchiude tutto quello che c'è da sapere sul libro per decidere se uno ha voglia di leggerlo o no. Tu facevi riferimento, sì, al ruolo paterno. Io credo, appunto, riflettendoci, ho spesso scritto su questo rapporto di paternità. Si parla di crisi, di rapporti, eccetera, eccetera. Io credo semplicemente che di appartenere a una generazione che non chiedeva niente ai propri al proprio padre, se non quello di mantenere la famiglia sostanzialmente. Poi per il resto, a livello affettivo e a livello... Sì, esatto, per tutto il resto erano le donne di famiglia che coprivano tutto il lato affettivo, di cura, di accudimento. Giustamente era un mondo molto rigido in cui le persone erano, come dire, da una parte, sulla parte femminile gravava tutta una serie di responsabilità e di lavoro totalmente sbilanciata, dall'altra parte si poteva dire che però anche alla figura del padre veniva impedito, no, quella empatia, quella cosa che adesso ovviamente nessuno si mette... Si mette in testa di contestare. Questo per dire semplicemente che con quei ruoli lì erano molto rigidi, però forse si sbagliava di meno, perché alla fine avevi delle caselle, cioè i nostri genitori avevano delle caselle, lì dovevano stare, poi si poteva essere cattivi o buoni genitori. Io appunto ritengo, come dire, ho avuto un padre che lavorava dalle 9 di mattina alle 9 di sera, per cui insomma, forse l'archetipo del padre assente, ma io non gliel'ho mai rimproverato di essere assente, perché per me era normale che lui si stava occupando della famiglia in altro modo. Il problema è quando poi è venuto in pensione, dopo è stato presente, ma questa è un'altra storia che non racconteremo. Che succede? Credo che ovviamente quando invece finalmente questi ruoli sono stati, insomma, si sono rotte queste gabbie, questi recinti, è chiaro che ognuno poi dopo diventa più libero, però in questa libertà c'è molta più capacità di sbagliare, no? Perché quella libertà aumenta anche, e quindi credo che oggi sia difficile fare il genitore, perché ognuno deve inventarsi la sua maniera di essere genitore, perché ne ha la libertà. E quindi mette in gioco tutto. Credo che sia questo, insomma, quello che è cambiato rispetto a quelli della mia generazione, insomma, a essere figli come siamo stati noi. Dario Corbo è uno che, insomma, è un padre che anche lui ha curato molto il lavoro, la propria carriera, e ha delegato molto alla madre. E quindi cosa succede? In due parole succede che nel momento in cui il figlio viene accusato di una cosa così grave, e lui ovviamente come prima riflessione, come primo movimento irriflesso, dice: io devo difendere mio figlio, cioè mio figlio non può aver fatto niente del genere, questa ragazzina delira e io lo devo difendere, difendere non solo in quello che sarà poi cioè essergli accanto nella vicenda giudiziaria che comunque si apre, che comunque si apre di fronte a una denuncia del genere. Ma fino ad adesso io lo devo difendere perché lui ha un ruolo particolare, perché appunto
È vero che la legge lo tutela dall'essere identificato con nome e cognome sui mezzi di informazione, però è anche vero che lui gioca in una squadra di calcio, per cui se una domenica non viene convocato, la notizia rimbalza e allora le persone fanno 2+2, le persone del settore fanno 2+2, eccetera, eccetera. Questo ragazzo sta forse per affrontare la prima... una prima stagione da professionista in un grande club, ma questo grande club forse ci penserà due volte prima di comprare il cartellino di un ragazzo che per alcuni mesi avrà una spada di Damocle così grande, cioè quella di un possibile processo per violenza sessuale, e allora forse deciderà magari di comprare il cartellino di qualcun altro. Ecco, il primo riflesso di questo padre è questo, è naturale, no? Difendere, proteggere. E, dentro questo processo c'è una richiesta di complicità al figlio, e quando parlo di complicità la uso come vox media, nel senso, complicità è una parola, appunto una vox media, che può essere declinata in senso negativo e in senso positivo. Se io sono complice di un crimine è un senso negativo, se fra due persone c'è complicità, fra un uomo e una donna c'è complicità, è la cosa più bella che ci possa essere. Ecco, lo stesso, complicità. Dario la chiede al figlio, in pratica gli dice: io sono tuo padre, in più sono maschio come te, quindi, come dire, certe cose le posso capire anche meglio, dimmi veramente cosa è successo, in che guai ti sei messo, se stai coprendo qualcuno, se stai dicendo la verità, perché non stai dicendo la verità, se c'è qualcuno di cui hai paura, cioè dillo a me che sono tuo padre, sono maschio come te, e stai tranquillo che nessuno lo saprà al di fuori di me. Quindi vedete che da una complicità padre-figlio del tutto naturale si arriva a una complicità omertosa, e il passo è breve. Il confine è molto labile. Dario Corbo dice tutto questo al figlio, ci prova, ma non funziona, non funziona quasi niente. Sapete, gli adolescenti qualche volta sono veramente delle isole ghiacciate, no? Che sono irraggiungibili, cioè se decidono di chiudersi non c'è niente che riesce a scalfirli. Quindi lui, Dario Corbo, è costretto a girare intorno a questa isola ghiacciata che è suo figlio, a fare un periplo per scoprire davvero cosa è successo, per scoprire qualcosa che preferirebbe non scoprire, preferirebbe non aver mai dovuto cercare, ma lo deve fare a questo punto, proprio perché la verità gli viene negata da suo figlio in primo luogo, dalla persona da cui penserebbe di averla. E questo lo obbliga a fare un'inchiesta, se vogliamo, parallela a quella della giustizia. In realtà la giustizia si è messa in moto, però la giustizia ha dei tempi e delle procedure, dei riti un po' più lenti. Lui invece, diciamo, può prendere delle scorciatoie, è un giornalista, conosce l'ambiente anche giudiziario, fa qualche cosa che non dovrebbe fare, fa diverse cose, diciamo, va vicino a commettere alcuni reati più o meno gravi, però appunto prima per difendere suo figlio, poi per scoprire la verità che suo figlio gli nega. Questo è il percorso che lui fa, e mi sembrava un percorso che racconta parecchio di quello che sono oggi i rapporti padre-figlio, in questo caso poi anche madre-figlio, però ovviamente in questo caso, essendo appunto una lunga lettera del padre al figlio, è il rapporto fra i due maschi di famiglia che viene sviscerato. Io ti faccio un'ultima domanda, poi non so se qualcuno nel pubblico ha delle curiosità. Abbiamo conosciuto stasera parzialmente, perché il tempo, diciamo, è quello che è, a proposito di tempo, abbiamo conosciuto che il tempo passa, che abbiamo conosciuto parzialmente Giampaolo Simi, scrittore, ma come diceva prima Anna Maria Montinaro, abbiamo anche un Giampaolo Simi sceneggiatore. Allora ti volevo chiedere, per curiosità personale, no? Nel campo della sceneggiatura, quali sono le sfide che ti sei trovato davanti, diciamo, le sfide che ti sei trovato davanti? Sono state diverse da quelle che hai avuto nel campo della scrittura o hanno delle caratteristiche particolari? Io ho cominciato a fare lo sceneggiatore per interessamento di un grande caro amico come Carlo Lucarelli, che ormai diversi anni fa
cooptò alcuni scrittori, non solo me, anche altri scrittori, dentro la prima squadra che si occupava di Coliandro, di quello, insomma, di quel poliziesco un po' sui generis. E devo dire che l'impatto è stato forte. Perché? Perché tu vieni da un ambiente come quello dell'editoria, in cui comunque ci sono ancora, come dire, delle si fanno questioni di bon ton, insomma, comunque è un ambiente popolato mediamente da galantuomini e da persone civili, in cui c'è un rispetto comunque per chi scrive una cosa. Cioè, quando tu diventi comunque autore di un romanzo, se c'è un editore che decide di pubblicarlo, tu in quel momento acquisti uno status che non ti viene contestato. Poi dipende da quante copie vendi, questo diciamo si apre un altro capitolo, però c'è questa sorta di rispetto. Tu sei l'autore con la A maiuscola. Quello che uno non si immagina, insomma, che deve sperimentare, è che se entri nella macchina del cinema o della televisione, gli autori sono altri. Cioè, tu sei all'inizio del principio, perché senza la sceneggiatura non parte niente, però non sei la faccia di chi ci mette la faccia o la firma di chi ci mette la faccia. Perché se voi quest'inverno avete seguito Nero a metà con Amendola su Rai 1, voi vi sarà piaciuto o non vi sarà piaciuto, direte: beh, avete visto quella serie televisiva con Amendola? Carina, oppure non mi è piaciuta. Ma è la serie televisiva con Amendola, non è la serie televisiva scritta da Giampaolo Simi, Vittorio Testa e Francesco Amato. Allora, che succede? E questa è una considerazione molto brutale, molto terra terra. Però tu, quando scrivi una sceneggiatura, sei al servizio di qualcun altro, non sei l'autore. È vero che oggi nella serialità, soprattutto straniera, gli sceneggiatori, quelli che vengono chiamati addirittura gli showrunner, perché non si limitano a scrivere la sceneggiatura, loro hanno avuto l'idea, poi sviluppano, magari non scrivono le singole sceneggiature, ma coordinano tutto il lavoro di scrittura e poi interagiscono con la produzione, sono il riferimento creativo della produzione. Quindi non si sceglie una location se lo showrunner non vuole. Se lo showrunner dice: questa scena la giriamo a Martina Franca, probabilmente si gira a Martina Franca. In Italia non esiste questo tipo di ruolo. Noi scriviamo delle cose e poi la gente le gira un po' come succede, un po' come va. E questa è un modello produttivo ancora arretrato da un certo punto di vista. E del resto io poi non saprei fare lo showrunner, non ho tutte quelle competenze professionali. Però in questi 10 anni, almeno un po' come si scrive una sceneggiatura, l'ho imparato. In più è un lavoro di equipe, non si scrive mai una sceneggiatura da soli. Sì, ci sono alcuni grandi registi, tipo Tornatore, che si scrive i propri film più o meno da solo, però in genere le sceneggiature sono sempre un lavoro di equipe, e quindi non ci sono solo i tuoi co-sceneggiatori, ma poi ci sono tutti gli editor della casa di produzione, gli editor del network, in questo caso la Rai, e quindi su ogni battuta che scrivi ci sono 16 persone che dicono la loro, e qualche volta basta che una di queste 16 persone si sia alzata male, abbia un po' di acidità di stomaco quel giorno e ti distrugge completamente una scena che in realtà andava bene. Però se in quel momento lui è quello in carica, che ha il potere di vita o di morte su quella scena, tu quella scena la riscrivi, anche se è bellissima, e non puoi farci niente. Cioè, ti puoi, sì, puoi combattere, ma poi a un certo punto non hai una forza contrattuale tale da poter imporre, perché non sei l'autore. Perché una serie si vede in questo senso, perché
perché c'è Amendola che aveva fatto i Cesaroni per tanto tempo e tornava invece a fare un altro ruolo sulla Rai. Quella era la notizia, non eravamo noi la notizia. E quindi no, devo dire fra l'altro che insomma, quello che noi abbiamo scritto Nero a metà in gran parte è stato rispettato da questo punto di vista, ma è un percorso in cui appunto poi il regista, ci siamo scordati del regista. Beh, se il regista dice no, io questa scena sulla terrazza non la giro, io la voglio girare dentro l'androne del palazzo, e la cambia, a lui l'ultima parola, non c'è niente da fare. Quindi insomma entri non è facilissimo, non è facile, però contemporaneamente sia il cinema che la televisione corteggia molto gli scrittori, perché l'idea che ci siano degli scrittori che collaborino a serie televisive, soprattutto anche alla Rai, insomma, è una cosa che dà lustro. Come dire, vedete, noi non è che ci rivolgiamo così, no, noi abbiamo un rapporto con gli intellettuali, cioè con quelli che dovrebbero essere intellettuali, insomma, poi non esageriamo. Quindi c'è questo rapporto molto molto schizofrenico, non è facilissimo. Ecco, un giorno sei la star e la riunione dopo non te ne passano una e torni a casa convinto di essere uno scribacchino di terzo ordine, insomma. Poi dopo 7-8 mesi di otto volante, insomma, riesci a equilibrarti, sai come vanno le cose, vai in riunione, litighi, prendi insomma delle male parole, torni a casa con un po' di torto, un po' di ragione, ma alla fine poi questo è l'essere umano, no? Cioè, ecco, è anche divertente, insomma, in alcune giornate è anche divertente. Grazie Anna Maria. C'è qualcuno che... facciamo un applauso, è vero. Facciamo un applauso a Giampaolo. Doppi complimenti, perché sei sia scrittore che sceneggiatore, quindi hai le sfide della scrittura da affrontare e quelle della sceneggiatura. Complimenti davvero. Non so se qualcuno nel pubblico vuole fare delle domande. Questa è la domanda che abbassa la temperatura. Silenzio. Anche in giornate come queste. Il gelo. Meglio del condizionatore. È vero. Guarda, io credo di essere fortunato di fare le due cose, per una ragione appunto anche molto semplice, molto umana. Scrivere è un lungo esercizio, scrivere un romanzo, un lungo esercizio di solitudine. Poi è vero, sì, si può andare al bar sotto casa a scrivere, però poi alla fine, sì, intorno a te ci sono delle persone, puoi scambiare due battute con l'amico, col barista, però tu rispetto a quella pagina che hai davanti sei solo. E per 7-8 mesi sei solo con dei personaggi che nessuno conosce all'infuori di te, vivi con una persona che ti dice, insomma, cioè in realtà convivi con una persona, però 8-10 ore della tua giornata convivi con delle persone immaginarie e lo fai per diversi mesi. E secondo me c'è il rischio che chi fa questo per diversi mesi, poi tempo fa veniva anche accompagnato in una struttura, no? Che si occupasse di lui. Cioè è un esercizio che fa la schizofrenia, la personalità multipla, il sentire le voci, è tutto questo. Se io non sento la voce di un personaggio, poi il personaggio non viene. Quindi insomma sei sempre, cammini su tutta una serie di pratiche che poi possono essere anche salutari, perché comunque scrivere un romanzo è anche un percorso di autoanalisi continuo, tutti i giorni, scrivere, eccetera, eccetera. Quindi, però sta di fatto che sei solo. Fino a quando il tuo editor, la tua agente, la tua compagna leggono la prima versione, che comunque è già un lavoro di 7-8 mesi, tu per 7-8 mesi sei stato solo in un mondo che nessun altro conosce. E questo secondo me è, ripeto, potenzialmente devastante. Ecco, io non riuscirei a farlo se non avessi quella bella riunione romana in cui so che domani prendo il treno, vado a Roma, c'è un casino della Madonna, andiamo lì e quelli del Rai ci distruggono tutto, c'è da rifare tutto. E allora ci si arrabbia, tutto. Però
Però è salutare, ecco. Così io non riuscirei a fare per 12 mesi l'anno lo sceneggiatore con quel tipo di riunioni, con quel tipo, perché probabilmente dopo un paio d'anni o mi renderei responsabile di qualche grave reato, no? Di qualche omicidio efferato, oppure rischierei invece di andare in grossa crisi di autostima. Quindi insomma, io credo di essere fortunato. Perché però ho detto fortunato, non ho insultato nessuno. E quindi ecco le due cose. Poi insomma, io credo che c'è un'altra cosa che il cinema e la televisione insegnano. Tu quando scrivi una serie televisiva o un film, in un film puoi sforare di qualche minuto, puoi scrivere un film di 96 minuti, di 101, poi basta. In televisione devi scrivere una cosa di 48 minuti, puoi arrivare a 49, ma non solo, più o meno dovresti anche capire quando ci sono i break pubblicitari per mettere il gancio adatto, no? Le vecchie serie americane erano 4 atti di 12 minuti, perché ogni 12 minuti c'era la pubblicità. Noi in Italia siamo su Rai 1 siamo un po' più fortunati perché c'è meno pubblicità, le interruzioni sono di meno. Ecco, però questa cosa ti insegna una cosa, che lì hai a che fare con il tempo. Ogni minuto costa al produttore 250.000 euro, quindi non è che lo possono aggiungere perché tu... questo non succede nei libri. Se io scrivo un libro di 500 pagine o di 600, il mio editore non se ne accorge neanche, probabilmente. No. Allora ditelo che... sì, vanno sottolineati. Questo è l'editore. Sì, che il monitor dell'editore. Io però credo che allora quando ti abitui nel cinema e nella televisione a tagliare la scena, a ridurla di qualche secondo, a non perderti in divagazioni inutili, quindi a stare sempre sull'essenziale, perché il tempo è quello e devi riuscire a massimizzare non solo le informazioni ma anche le emozioni. Non sono informazioni, anche le emozioni, nei tuoi 48 minuti fai un grande esercizio di essenzialità, e che secondo me, ecco, questo non riesco a tenerlo fuori dalla scrittura del libro, perché poi è un modo di pensare che poi dopo ti perseguita, e secondo me è giusto, perché alla fine, appunto, se voi guardate tutta una serie televisiva, una stagione, impegnate 9-10 ore della vostra vita, no? Che oggi non sono poche, tutto quello che c'è da fare, eccetera, eccetera. Se leggete un libro, se decidete di leggere un libro, più o meno parcellizzate, mezz'ora alla volta, però diciamo che in un 12 ore, 11-12 ore di lettura, più o meno lo portate in fondo, quindi insomma sono investimenti di tempo importanti. Io non credo che nessuno di noi abbia 10-12 ore da dedicare, come dire, alla mania di divagazione di uno scrittore, e quindi adottando un po' il metodo, insomma, del un po' essenziale del racconto per immagini, io credo che sì, alla fine mi ha insegnato qualcosa, perché poi insomma i libri sono fatti di carta, cioè chi sono io per una mia divagazione si abbatte un albero in più, no, forse ecco, cominciamo anche a pensare in quello, no? Tutto sommato cerchiamo di abbattere meno alberi possibili e di chiederci sempre, sì, ok, ma questa divagazione su mia zia Peppina era veramente funzionale la trama? Se non lo è, addio zia Peppina, insomma, con tutto il rispetto. Ho visto che si era alzato. Basta grattarsi la testa in questo momento. Cioè, per cominciare a nascondere. Sì. Comunque per te risponde per la sceneggiatura ti aiutina nella scrittura del libro moltissimo, cioè perché stringe la capacità di sintesi. Questa cosa che tu stai dicendo, che cioè quando a volte si sprovola un pensiero, una frase diventa lunghissimo, inutile, noioso, invece con l'esercizio della sceneggiatura tu hai un concetto che riesci a esprimere in una sezione più stretta, ma
più d'impatto probabilmente, che è più concentrata, presa, come sì, 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 è utile, sì, quindi è funzionale. Allora sì, fortuna. Allora, noi veniamo da un weekend meraviglioso perché è iniziato giovedì con l'inaugurazione della mostra dedicata a papà di Francesca Grassi, che è qui, Paolo Grassi, che è qui presente, per i 100 anni dalla nascita. Abbiamo continuato con ieri ascoltando Selene Guerrieri, la figlia di Gerardo Guerrieri, altro grande intellettuale italiano. E a questo punto io volevo chiederti, visto che ti sei cimentato nelle sceneggiature televisive, ti sei mai cimentato una sceneggiatura teatrale? No, non te la devo fare questa domanda? No, no, la domanda... È un omaggio. A Carlo anche. E purtroppo la risposta è molto telegrafica, no. Nel senso che... Io ho un grande amico con cui ho anche lavorato a dei corsi di scrittura in Toscana, si chiama Francesco Niccolini ed è uno degli autori di Marco Paolini. Quindi quando abbiamo lavorato in questo corso di scrittura assieme ho cercato un po' di carpire qualche suo segreto, di capire appunto quali sono le regole della drammaturgia teatrale, però devo dire che insomma forse l'impatto, no, del lavoro per la sceneggiatura per la televisione mi ha come dire costretto, meno male, a imparare un nuovo mestiere in età non proprio giovanile, per cui insomma alla fine poi ho capito che dovevo scegliere, cioè o cercavo di capire come funzionano i meccanismi delle serie televisive, che sono diventate molto complesse, molto, molto raffinate, oppure provavo quella via lì. Ecco, Francesco mi avrebbe sicuramente aiutato e mi avrebbe anche insegnato le cose che lui sa. Lì ho fatto una scelta e purtroppo però non è definitiva, certamente no. Si mette sempre un paletto davanti, no, certo. Perché no? Senti Giampaolo, tra l'allineazione della scrittura di un romanzo e invece la frustrazione delle riunioni a Roma, tu hai deciso anche di aprire, anzi vi invito a visitarlo, un blog dove lui è particolarmente attivo, interagisce anche con i lettori e nel quale c'è una sua autobiografia dove dice: io ho iniziato, c'era questa fissazione però in tarda età, ho iniziato a leggere in tarda età perché da piccolo, cioè ho iniziato a leggere i classici, quello che i miei compagni già avevano letto da tempo, dovevo recuperare il tempo perso perché quasi fino a 15 anni leggevo fumetti. È vero? E vabbè, che c'hanno di male i fumetti? Allora ti preciso che noi qui sono ormai 3 anni che organizziamo il Festival della Letteratura a Fumetto. Graphic novel, perché riteniamo che sia un veicolo particolarmente importante, soprattutto per avvicinare i giovani lettori. Tu che ne pensi di questo? Ma diciamo più quello che ne penso io era quello che ne pensava l'ambiente degli anni 70-80. Io ho fatto un liceo classico abbastanza conservatore, insomma abbastanza tradizionale nei programmi, per cui io fra le letture dell'estate non osavo, chiaramente, non era possibile pensare di portare, a parte che a quel tempo non esistevano, cioè non le chiamavamo graphic novel, ma Corto Maltese esisteva, no? Se io avessi portato come lettura estiva Corto Maltese in quinta ginnasio, no, non contava come ma non solo, ma non contavano Isaac Asimov, Ray Bradbury, Stephen King. Ecco, non era quello che ne pensavo io, era quello che ne pensava l'ambiente, almeno quello scolastico, in quegli anni. Poi è cambiato tutto, ovviamente. Poi sono tornato a parlare ai ragazzi del liceo e chiaramente 10 anni dopo Stephen King era... Insomma, i professori facevano a botte purché leggessero Stephen King, oppure, che ne so, Il Signore degli Anelli, no? Questa grandissima saga fantastica. Cioè, io leggevo queste cose e un po' mi sentivo in colpa perché non leggevo Herman Hesse o non leggevo... Però, da una parte mi piaceva più quel tipo di letteratura, da una parte forse avevo anche intuito che non era proprio letteratura necessariamente di secondo livello, solamente perché era avvincente, intrigante, perché aveva ritmo, perché per i fumetti è stato lo stesso. Io sono orgoglioso, tutto sommato, di essermi formato. Io se devo dire
i testi su cui mi sono formato quando avevo 7-8 anni, cioè i modelli di narrativa di riferimento, sono stati i grandi albi di Topolino, di Paperino, quelli. Secondo me non è una battuta, perché noi avevamo, io poi dopo ho lavorato anche per la Disney anni dopo, e ho capito che la Disney italiana, cioè che non esisteva ancora la Disney italiana, insomma comunque le persone che lavoravano per la Disney italiana erano considerati i migliori al mondo, cioè le storie di Topolino, Paperino, ricordo che facevano tutta una serie di parodie, anche dei grandi classici greci, eccetera, eccetera, erano di un livello ovviamente riportato alla nostra... al pubblico di ragazzini che eravamo, ma erano di un livello altissimo, cioè dietro c'erano delle sceneggiature niente affatto banali, e questo l'ho capito anche più da grande quando, lavorando per la Disney, ho capito quanto gli italiani erano considerati a livello mondiale nella Disney, sono stati quelli e i grandi sceneggiati di Mamma Rai, cioè, poi alla fine adesso alle riunioni a Roma, qui ci vuole un bel cliffhanger, queste robe odiose, no? Il cliffhanger lo sapete cos'è? No, sì, no, sappiamo tutti cos'è, solo che fa fico chiamarlo cliffhanger. Cliffhanger vuol dire quando vedete il protagonista che rimane appiccicato con quattro dita, tipo o al cornicione o allo strapiombo della scogliera, no? E lo lasciate lì appeso, no? Il cliffhanger, colui che è appeso a uno scoglio, e finite la puntata lì, e questo vuol dire che per sapere come va a finire bisogna aspettare la puntata dopo. I cliffhanger, gli autori di sceneggiati televisivi degli anni 70 li sapevano fare perfettamente. Chi scriveva i sceneggiati traendoli da i grandi classici come Promessi Sposi o come La Freccia Nera di Stevenson, La Guerra delle Due Rose, se ne andate a rivedere adesso, a parte certe lungaggini che erano dovute anche proprio ai metodi di ripresa, non potevano fare dei montaggi come si fanno oggi, neanche lontanamente, però i cliffhanger c'erano tutti. Gli elementi della drammaturgia c'erano tutti e sapevano e facevano invidia. Io direi che cioè, quelle erano serie televisive addirittura molto simili alle serie televisive che vediamo adesso, come intenzione, come ambizione narrativa. Poi ovviamente i mezzi erano tutti... Ecco, io sono felice di essermi formato su quello, anche se ho mancato qualche classico che poi ho ripreso dopo, però credo di aver avuto delle scuole popolari di... in fondo poi la missione della RAI era quella, no? Alfabetizzare un paese, sia dal punto di vista proprio del maestro Manzi, cioè alfabetizzarlo, sia dal punto di vista della drammaturgia. Io mi ricordo, passavamo del tempo a Roma da alcuni parenti e davano E le stelle stanno a guardare da Cronin. E mia zia, appunto, con mia madre, andavano a trovare mia zia, stavamo vicino a Via Teulada proprio. E davano una puntata di Le stelle stanno a guardare. In questa puntata a un certo punto comincia a allagarsi la miniera e i minatori sono intrappolati e lì finisce la puntata. Mia madre percorre tutto mi ricordo questo corridoio di casa di mia zia, va al telefono e telefona alla RAI dicendo: voi non potete fare questo. Ora, forse anche un po' gasata dal fatto che la RAI stava proprio lì davanti, no? Cioè, in realtà è una delle sedie della RAI, comunque Via Teulada. Ma io credo che ci abbia anche pensato. Poi, cioè, ha telefonato e chiaramente gli avrà risposto un usciere, uno che sì, l'aveva ascoltata dicendo: voi non potete permettere. Ecco, quindi li sapevano fare i cliffhanger, no? Gli sceneggiatori di quel tempo. E lì io forse ho avuto per la prima volta, come dire, l'immagine icastica, proprio la rappresentazione icastica del potere delle storie, no? Cioè mia madre si stava preoccupando per dei minatori che non esistevano.
E io non ero abbastanza piccolo, però, per dirgli: guarda mamma, ma non capivo, è il potere delle storie. In quel momento per lei quei minatori erano suo fratello, erano persone reali, e non riusciva ad andare a dormire senza sapere che fine facevano. Sì. Mi hai fatto dimenticare. Ah, ecco, l'ultima curiosità, quella con cui sono partita. Ma tu sei d'accordo con quello? Le feste, le processioni, i concerti, c'è di tutto. Stasera ho detto.